Garmont 981 e Engage, una scarpa da escursionismo e cammini veramente comoda e dall'ottimo grip, di cui adesso vediamo insieme pregi e difetti all'interno di una recensione completa. Inizio subito dalla suola di queste Garmont 981 e Engage, perché qui troviamo una suola Vibram Doomstang, una suola praticamente con mescola Mega Gripper e tecnologia Traction Lug. Una mescola che il Mega Grip lo conosciamo, va bene un po' su tutte le superfici, dallo sterrato più semplice alla roccia, anche roccia bagnata. Sul fango devo dire che si difendono abbastanza bene grazie al traction lug, ma non è che facciano chissà quali miracoli. Diciamo una suola da poter utilizzare a 360 gradi un po' ovunque, una suola anche dall'ottima durabilità, perché come sappiamo il Mega Grip da questo punto di vista è una suola anche molto durevole. Una suola che fa sì che veramente queste scarpe possano essere adattate a tanti tanti tipi di terreno. Passando all'intersuola, qui troviamo un'intersuola in Eva monodensità con una densità diciamo media. Un'intersuola di per sé abbastanza flessibile che ci permette dunque di avere una camminata molto naturale. Un'intersuola che ci permette di poter fare delle camminate veramente lunghe, di poter camminare per tante tante ore senza avere mai il piede stanco. Questo è veramente ottimo, soprattutto se magari dobbiamo pensare di utilizzare questa scarpa per esempio per un cammino di Santiago o comunque per un cammino dove si fanno tanti chilometri durante tutti i giorni. All'interno poi troviamo anche un inserto stabilizzante in TPU che ne evita la torsione, quindi da questo punto di vista anche se dovessimo trovare qualche roccetta sul nostro percorso non sarà sicuramente un problema. Passando alla parte superiore iniziamo dal puntale, qui troviamo un puntale mediamente strutturato. Diciamo che comunque un pochino ci farei attenzione se dovessimo trovare delle rocce, perché se proprio gli dovessimo tirare un calcio, ecco che magari un po' di male lo sentiamo. La parte che però più mi è piaciuta è la tomaia, perché queste 981 Engage non hanno una membrana e hanno una tomaia in poliestere veramente traspirante. Una tomaia vi assicuro che anche nelle giornate più calde, più afose, non vi farà sudare il piede. Una tomaia che veramente all'interno si vedono benissimo le dita dei piedi, talmente traspirante, e vi assicuro da questo punto di vista davvero potrete utilizzarla anche nelle giornate estive veramente calde senza alcun problema. Altro aspetto che mi piace poi è che troviamo tutta una parte in plastica che va tutto attorno alla nostra 981 Engage. In questo modo se dovessimo strusciarla contro qualche roccia o radice sicuramente la tomaia è più protetta e sicuramente tenderà a durare molto di più nel tempo. Passando invece al tallone, qui troviamo un tallone abbastanza classico, un tallone che in questo caso io ho la versione bassa, ma esiste anche la versione mid, che oltre ad avere il tallone più alto, in questo caso anche la membrana in Gore-Tex, un tallone col quale mi sono trovato veramente bene, non dà nessun fastidio, non mi ha dato nessun tipo di problema a livello di rossori, vesciche e via dicendo. Di dire un tallone fatto bene e che soprattutto anche a livello di stabilità non è per nulla male. Per quanto riguarda invece tutta la parte di allacciatura e linguetta, qui troviamo una linguetta minimal, veramente molto minimal, molto ristricata, che però svolge bene il proprio lavoro. Aspetto che mi piace molto poi è che la linguetta insieme ad altri inserti sono specifiche per il piede destro e il piede sinistro, in modo tale da avere una miglior calzata. E questa insieme poi ai lacci e al sistema G-Wrap di Garmont fa sì che il piede all'interno sia veramente molto ben chiuso, non si muova. Da questo punto di vista, anche se dovessimo per esempio magari un po' correrci o comunque fare una camminata veloce, non avremo il problema che magari il piede tenda a cadere in avanti sulla punta o si muova all'interno della scarpa. Infine, per quanto riguarda invece la grandezza dell'avampiede, devo dire che troviamo un avampiede abbastanza normale. Non è né troppo ampio né troppo stretto, il mio consiglio è sicuramente quello di andare a provarle, ma io personalmente ho preso lo stesso numero che ho preso delle 981 vecchie, quindi da questo punto di vista non ho dovuto prendere mezzo numero in più. Un aspetto di cui bisogna sicuramente parlare di queste 981 Engage è la parte di sostenibilità, perché qui c'è veramente tanto da dire, perché la scarpa è molto sostenibile. Innanzitutto c'è tutto un processo dietro di lavorazione che è andato a diminuire tanto le emissioni di CO2. La scarpa in sé poi ha tantissime parti riciclate come la soletta, come i lacci, la parte poi di intersuola il 20% è riciclato derivante da canna da zucchero. Davvero questa scarpa dal punto di vista della sostenibilità è sicuramente una delle migliori. Non a caso l'abbiamo visto l'anno scorso a ISPO, ha vinto anche il premio proprio per questa sua caratteristica di sostenibilità. Arriviamo dunque a capire a chi consiglio queste 981 Engage e soprattutto dove vi consiglio di usarle. Questa scarpa secondo me è una scarpa adatta a chiunque, dall'escursionista che si sta avvicinando alla montagna all'escursionista più esperto che invece ha bisogno
di una scarpa con la quale fare tanti tanti chilometri. Quello su cui magari fare un pochino più di attenzione se si è dei principianti è di non andare a fare robe tecniche. Diciamo che in generale questa scarpa non è pensata per il tecnico, è una scarpa sicuramente più pensata per dell'escursionismo facile, un cammino che può essere una via Francigena, un cammino di Santiago, oppure una via degli dei, diciamo un cammino di questo tipo. Se doveste trovare qualche roccetta non è un problema perché abbiamo comunque un'ottima suola, ma non è una scarpa con cui andare a fare roba tecnica, questo assolutamente. Dunque arriviamo alle conclusioni per queste 981 Engage, iniziando dal prezzo, perché Garmont le vende a 160 euro, ma online si trova già sui 135-140. Ve le consiglio? Sì. Sì, perché è una scarpa veramente comoda, una scarpa con la quale potremo fare tantissimi chilometri. Una scarpa che volendo comunque anche in questa colorazione si può utilizzare anche un po' come scarpa casual, nel caso magari si debba fare anche qualche viaggio con un po' di cammino, un po' di visita anche in città. Quindi da questo punto di vista sicuramente una scarpa che la prendiamo ci durerà tanto nel tempo ed ha sicuramente degli ottimi materiali. E detto ciò ragazzi, una speranza sia stato di sicuramente esaustivo anche per questa recensione, vi ringrazio per aver guardato e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!